ben ritrovati a tutti quanti. Dopo il lungo inverno ci ritroviamo a febbraio e sono qua per presentare uno dei funghi molto particolari nel suo genere. E parliamo di un fungo tossico, il Clatrus cancellatus. Questo fungo qui viene chiamato anche cuore di strega o fungo lanterna. Ora vi farò vedere alcuni esemplari e nel frattempo vi spiegherò un po', diciamo, le caratteristiche. È un fungo particolare perché questo? Perché non ha la classica forma di col suo cappello, il suo gambo e l'imenoforo sotto, ma è un fungo che si presenta in forma globosa, e diciamo che può variare come dimensioni dai 6 ai 12 cm alla maturazione. Dapprima la sua forma è sferica, di un colore biancastro, e poi nella crescita questo involucro si apre e esce il corpo corpoforo, che è come fosse una rete di una gabbia, tutta fuori, ottagonali. È un fungo che lascia praticamente nella maturazione un liquido di odore sgradevole. Ora vi faccio vedere. E lo troviamo nel periodo autunnale, inverno fino alla prima primavera. Nasce sotto le latte foglie e anche praticamente nella macchia mediterranea. Ora vi farò vedere un esemplare ancora chiuso, quindi allo stadio ancora acerbo, che ancora non si è aperto. Ecco qua, come globoso e bianco. Io adesso lo stacco. Praticamente il corpo è ancora allo stadio acerbo, poi questo qui nella maturazione si lacera e diventa poi quello che vi farò vedere adesso. Qua il corpo fruttifero è lacerato e è fuoriuscito praticamente il corpo corpoforo, è tutto forellato e all'interno praticamente il fungo secerne una sostanza che viene attirata dagli insetti. Per noi umani è molto sgradevole, è fetescente, per invece gli insetti è molto gradevole. Questi si vanno ad appoggiare all'interno e si sporcano le zampette con le spore del fungo, quindi poi vengono poi disseminate lungo la macchia in maniera tale che questa poi si possano prolificare in altri funghi. Bene, io direi che sono felice di essere riuscito a farvi vedere un fungo un po' strano, un po' diverso dalla norma, non dai soliti porcini, non dai soliti funghi commestibili. Ritorno a ripetere, non è un fungo commestibile, ok, è velenoso, è tossico, ma ne valeva la pena solo per la sua bellezza, la sua caratteristica, proprio questo color rosso intenso e questa forma tutta reticolata. Con questo io adesso vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima battuta di funghi. Un saluto a tutti, arrivederci, a presto.